È un tempio, la natura, ove viventi pilastri, a volte confuse parole, mandano fuori. Così comincia Corrispondenze, la poesia manifesto del decadentismo, opera di Charles Baudelaire, pubblicata nei Fiori del Male del 1857. Oggi mi offro io e parliamo dell'opera di un uomo che, proponendosi di estrarre la bellezza dal male, ha costituito un modello inconfondibile a metà dell'Ottocento per la poetica decadente, arrivando a influenzare profondamente anche parte della letteratura del Novecento. Charles Baudelaire nasce a Parigi nel 1821, in una rispettabile famiglia borghese, ma il fascino della vita bohémienne, di cui ho già parlato nei miei video sulla scapigliatura e sul decadentismo, si impossessa di lui tra i 18 e i 21 anni. La famiglia, per tentare di rimediare, lo costringe ad un viaggio in India, durante il quale Baudelaire svilupperà il suo gusto per l'esotico. La sua opera fondamentale, Les Fleurs du Mal, pubblicata nel 1857, sarà per lui motivo di scandalo presso il pubblico borghese del tempo e fu per questo sequestrata e soppressa come Madame Bovary di Flaubert proprio in quegli stessi anni. Ottenendo poi il via libera, Baudelaire sarà costretto a modificare alcuni dei componimenti inseriti. La sua è infatti una poesia violentemente provocatoria, che urta e scandalizza il pubblico sia nelle tematiche che nelle concezioni letterarie. Già il titolo è esemplificativo. I fiori, simbolo canonico di felicità e bellezza, diventano simboli di male, vizio e corruzione, in un'opera di denuncia della degradazione legata alla vita moderna, della solitudine, della noia e dello spleen legati alla vita cittadina parigina. E Baudelaire dimostra straordinaria acutezza nell'interpretazione dell'avvento della modernità nella dinamica realtà francese. Se infatti per i naturalisti il progresso non può che accompagnarsi al benessere delle persone, è grazie all'opera di questo poeta inquieto e maledetto che intuiamo le ipocrisie che si celano dietro le maschere ben pensanti borghesi. L'opera intera, che si apre con un proemio rivolto all'ipocrita lettore, il destinatario borghese che presenta gli stessi vizi descritti dal poeta nei componimenti, è un tentativo di Baudelaire di evadere dallo spleen, da quel sentimento di noia, di tedio, da quel languore che avevamo già incontrato con Verlaine, attraverso l'alcol, l'oppio, l'esotismo, la sregolatezza e infine la morte, che appare a Baudelaire come unica possibilità di esplorare l'ignoto e di ritrovare un senso all'esistenza. La concezione mistica della realtà, che ricerca le corrispondenze, ossia la rete di legami misteriosi che unisce gli aspetti della realtà in un'unità occulta, unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte ed il chiarore, opponendosi alla concezione positivista imperante in quegli anni, fa da filo conduttore all'intera opera dei Fiori del Male, suggerendo la possibilità che offre la poesia di accedere ad un tipo di conoscenza non razionale. Nel componimento con i quali versi ho iniziato questo video, le forme della natura diventano simboli che suggeriscono una dimensione più profonda e autentica. Foreste di simboli dagli occhi familiari. Ed è alla figura retorica della sinestesia che Baudelaire affida il compito di ricercare l'esperienza fisica e sensoriale. Esistono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come gli oboi e verdi come praterie. Il poeta è dunque il solo capace di cogliere questi legami misteriosi nella realtà ed ha il compito di svelare il mistero, facendo uso del linguaggio allusivo della poesia. Per me è anche interessante notare come la visione della natura sia diversa rispetto a quella romantica. Mentre di là avevamo uno slancio energico e vitale dell'uomo, qui prevalgono il languore e il sentimento di tedio decadenti. Cosa possono offrire a noi abitanti del XXI secolo le parole di Baudelaire? A mio avviso, in primo luogo, suggeriscono l'esistenza di quella dimensione irrazionale che non è esplorabile e conoscibile attraverso la scienza. In secondo luogo, rimarcano il valore straordinario della poesia. Il dibattito sulla possibilità della poesia è ancora vivo al giorno d'oggi e lo vedremo con Montale, che tra l'altro trae ispirazione da Baudelaire. Io sono convinto che la poesia non potrà mai essere sostituita da altre forme di espressione del pensiero e che le parole di Baudelaire, che fu uno dei primi a cogliere l'inquietudine esistenziale dell'uomo inserito nel paesaggio della modernità, rimarranno monito di quella che è la nostra essenza stessa dell'esistenza, della umanità che ci caratterizza. Con Baudelaire non ho certo finito e quindi uno dei prossimi video sarà dedicato ad altri suoi componimenti. Intanto questo era tutto quello che avevo da dirvi, grazie per aver guardato, vi chiedo di farmi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se ci sono chiarimenti da fare o se ho sbagliato qualcosa,
condividete con i vostri amici, seguitemi su Facebook e su Twitter e ci vediamo al prossimo video.